dove e quando è nato il progetto? Un annetto e mezzo fa, più o meno. Ok. Sì, mi ha gattonato e mi ha sedotto, sì, sì. Ok. Mi ha spronato, okay. Ero nella mia... Cioè, si chiamiamo Slow perché Slow è il suo negozio di dischi. Ok, sì. E sì. È Slow perché lui è lento come... Sì, buono, infatti. Come gli anziani, tipo. Sembrava la scelta più semplice, poi in effetti okay. Ora sembrava delle volte buono. E perché l'ho spronato? Perché era lì, sempre in quei negozi. Sì, davvero, ma ero un po' rinchiuso lì dentro. Grazie a Thomas e vi conoscevate un po' la vita. Da una vita, 20 anni, 15 anni. Okay. Lui è anziano, però non lo so. 5 anni più di lui e basta. E cos'è che ha fatto sbloccare l'idea di ok, dai, facciamolo? Prima nessuno c'era tanto, c'è sempre stata l'idea? Oppure... No, si è sempre fatto un sacco di feste insieme. Sì. Oppure noi facevamo una festa, lui ne faceva un'altra. Ok. Sì. Quindi ci si ritrovava sempre insieme. Poi si è detto, i gusti più o meno sono simili, se tu dai, proviamo. Ok. E a fare pure perfetto. Dischi insieme. E ora abbiamo fondato anche un'associazione culturale che si chiama Impronta. Ecco. E cerchiamo di proporre un po' qualche evento. Ok, sempre territorio. Su questo range musicale? In realtà cerchiamo di contaminare un po', okay. O comunque sia prendere un po' da questa cultura e mostrarla anche sotto un altro punto di vista. Tipo l'ultimo, abbiamo organizzato questo festival, si chiama Soundscapes. Sono 2 giornate in cui ci sono gli artisti che si esibiscono, okay. Però prima c'è un talk sia con gli artisti, mediato da giornalisti musicali, psicoterapeuti. Perfetto. E quindi cerchiamo un attimo di ravvivare un po' la situazione della nostra zona, tra l'altro con i ragazzi di prima, con Biagio e Federico. Infatti hanno accennato anche loro. Sì, sì, okay. Sì. Perfetto. E, dato che è il negozio dei vinili, vi chiedo anche come è condizionata, influenzata, diciamo, la linea musicale che poi andate a portare, quindi la ricerca che fate nella musica. Per me è proprio un riflesso, anche se ultimamente, francamente, sto utilizzando più CDJ dei dischi, okay. Ma lo sai perché? Perché semplicemente per rimettermi un attimo al passo, okay, perché al passo. Sono stato veramente, cioè avendo negozio capita che durante la giornata abbia da pensare magari certo. Anche tanti altri generi, poi ho tanta passione, quindi mi piace ascoltare. E come hai vissuto lo switch nel tornare? Non è così immediato, okay. Non è così semplice, però insomma grazie a lui che mi sprona e mi spacca il cazzo tutti i giorni. Riesco. Quindi diciamo lui è quello che tira la corda. Sì. Prima o poi imparerà anche a passare che viene da dire. No, per ora no. E suonate più o meno uno stesso genere, quindi avete influenze simili o tra di voi vi siete influenzate, avete creato? Sì, più o meno sì, sì dai. Sì. Poi cioè, si sperimenta tanto perché sì. Comunque si va da un genere a certo. Un altro. Ci piace essere un po' eclettici. In questo momento sì. Un po' random. Anche. C'è sempre un po' la paranoia, sarà giusto sto pezzo o meno, magari una stronzata, magari no, balleranno, non balleranno, ci fischieranno. Okay. E come vivete il fatto se appunto il pubblico, no? Quindi vi piace, vi esalta, vi mette un po' di paura a volte nel vederlo magari spento, se sbagliato, vi sentite più. Quella tensione emotiva c'è sempre, in generale sempre prima di mettere i dischi, okay. Comunque sia... Come vi vivete? State abbastanza comunque tranquilli? Tipo No, per niente. Non si dovrebbe proprio fare, proprio per la salute. No? Anche perché cioè, non è che noi facciamo DJ come professione. Capito. Cioè, certo. Divertimento, quindi quando sai che suona da qualche parte è un'ansia Una settimana di paranoia, capito? C'è anche da andare al lavoro. Certo. Non va bene, non va bene. La musica. E so, come... Nella selezione del vostro set, dell'ora, comunque quello che sia, come nasce? Cioè, nel senso, vi consigliate oppure seguite il flusso dell'altro mentre sta andando? Sì, entrambe le cose. Uno fa la sua ricerca, poi però vi conoscete molto bene, quindi magari siete anche... Sì. Poi magari ci si mette un pelo d'accordo prima, sì, andiamo sì. A finire qui... Ok. Evitiamo di fare figurette, in questo senso. Ascoltiamo certo. I dischi dell'altro, perché poi alla fine magari capita e fai... 3 dischi per uno, delle volte un disco per uno, certo. Raramente capita tipo 20 minuti l'uno, okay. 20 minuti l'altro. Quindi. È sempre il susseguirsi comunque. Sì, sì, ma perché è poi un divertimento, botta e risposta, è divertente. Se la gente di gabba, cazzo me. Lui è così, io un po' meno. Spesso io vo' lì, poi mi devo divertire. Sì, lui va all in. Io ho questa idea, cioè l'idea... La gente, è giusto che tu guardi il pubblico e sono, però è anche giusto che la gente inizi a ascoltare cose diverse da certo. Quello che ascolta tutti i giorni. Mentre una sua roba non può piacere mai anche all'immediato. Hai ragione. In mezzo a un set di 2 ore ci puoi buttare dentro delle robe che a te piacciono, se certo. quei 5 minuti a loro non piacciono,
fotte secche. Amen, cioè, certo. Si girano, vanno a piena birra. E poi tornano dopo. E magari tra 100 persone, perché non è che suoniamo... Hai beccato. Cambi la vita a qualcuno. No, cambio la vita, però magari sì, torna a casa sì, e dici, oh, ma cazzo, la roba era figa, la roba da ascoltare. Certo, bel concetto. Sì. E ultima domanda, come vi siete trovati a suonare alle spalle, quindi non avendo il pubblico in questo caso, e se vi è piaciuto, se è stata sì, è stata veramente piacevole. Un'esperienza piacevole, ragazzi, vi ringraziamo okay. innanzitutto sì, da figo, nonostante ci Madonna. Fosse la gente che bufava dietro sì. Nonostante quello è stata veramente una bellissima esperienza, partire proprio dall'accoglienza, il pollo, le calzette, il pollo, gelato sorpresa incredibile. Ok, noi ringraziamo voi perché siete stati gentilissimi. Grazie spero a voi, ragazzi, che siate divertiti siamo e che quando volete potete tornare. Grazie mille. Grazie a voi.